Benvenuto su Yoga con Celeste. In questa lezione faremo un vigoroso Vinyasa Flow, più o meno di 20 minuti, e sarà una sequenza intermedia con alcune transizioni e posizioni un po' più avanzate, e spero le troverete interessanti e spero accetterete di buon grado la sfida senza prendervi troppo sul serio o attaccarvi necessariamente al risultato. Cominceremo distesi a terra in Supta Baddha Konasana, per cui nella farfalla supina. Portiamo la pianta dei piedi ad unirsi e lasciamo cadere le ginocchia verso l'esterno. Le mani possono posarsi sopra il ventre e qui portiamo l'attenzione al nostro respiro. Non serve forzarlo necessariamente. Lasciamo solo che il ventre e il petto si rilassino in modo che l'inspiro diventi più profondo, la pancia si alzi ed espirando rilassiamo tutto giù. Inspirando, inviamo l'inspiro fino al pavimento pelvico ed espirando sentiamo il bacino rilassarsi. Continuiamo così, inspirando profondamente. Con le mani ora aiutiamo le ginocchia a chiudersi e tracciamo dei cerchi con le ginocchia, prima unendole, portandole al petto e poi separandole, portandole giù. Inspirando le avviciniamo a noi e espirando le facciamo scendere. Un paio di volte in modo da aprire le anche il bacino, continuando a respirare profondamente. Tratteniamo ora le ginocchia verso le ascelle, stringiamo le tibie, poi da qui richiudiamo le ginocchia e stendiamo le gambe verso il cielo. Possiamo flettere ed estendere i piedi, poi estendere le braccia verso l'alto e muovere anche le mani, andando a riscaldare polsi e caviglie allo stesso tempo. Ci fermiamo ora, ripieghiamo le ginocchia e da qui andremo a rotolare avanti e indietro. Potete farlo un paio di volte, una volta sola, per passare seduti e poi oltre le gambe per venire nel tavolino. Ginocchia sotto le anche, spalle sopra le mani e andremo a tracciare dei grandi cerchi facendo il movimento del barile, muovendo la schiena in modo circolare. Ma possiamo immaginare l'ombelico tracciare dei cerchi, prima in una direzione, poi nell'altra, andando ad allungare tutti e quattro lati del busto. Possiamo muovere il capo seguendo il movimento della colonna vertebrale e poi ci fermiamo nella posizione della mucca e da qui espiriamo, facciamo il gatto incurvando la schiena, ci sediamo sui talloni. Nel bambino rilassiamo la fronte a terra, forse dobbiamo far scivolare le mani leggermente più avanti. E restiamo qua, respiriamo. Attiviamo le braccia spingendo i polpastrelli a terra e sollevando i palmi delle mani. Inspirando guardiamo su, sollevando il capo e espirando riappoggiamo la fronte a terra. Lo facciamo ancora, inspirando guardiamo verso avanti, solleviamo il petto e espirando facciamo scendere il capo. Inspiro, guardiamo avanti. Da qui riportiamo le mani a terra, saliamo nel tavolino. Puntiamo i piedi, andiamo nel kana a testa in giù. E possiamo pedalare i piedi un paio di volte, muovere le gambe, spostare il bacino. Qualsiasi movimento piacevole che vi viene istintivamente da fare in questa posizione, giusto per riscaldare il corpo. Manteniamo le braccia forti, spingendo le dita contro il tappetino. Inspiriamo ora, guardiamo verso avanti, portiamo i piedi fra le mani per la pinza. Rilassiamo giù il capo, teniamo le ginocchia un po' piegate per il momento, mentre lasciamo ciondolare la testa e le braccia verso terra. Sempre un'opzione qua di prendere i gomiti opposti con le mani, in modo che il peso del nostro busto e delle nostre braccia ci trascinino giù. E poi sciogliamo, se abbiamo la presa, pieghiando le ginocchia, ci solleviamo, srotolando la schiena, espirando, inspiriamo, solleviamo le braccia verso l'alto, espiro, mani al cuore, Samasthiti, inspiro, braccia verso il cielo, espirando, ci tuffiamo giù nella pinza. Inspiro, estendiamo la schiena, mani alle tibie o alle cosce o davanti a noi e poi riportiamo le mani a terra, facciamo un lungo passo indietro con il piede sinistro. Siamo in un affondo. Possiamo
dondolare un po' avanti e indietro, facciamo scendere il bacino verso terra mentre manteniamo molto forte la gamba sinistra, spingendo il tallone indietro. Appoggiamo ora il ginocchio posteriore e saliamo su Anjaneyasana, la luna crescente. Solleviamo le braccia verso il cielo, bacino e squadrato, lo spingiamo verso terra mentre manteniamo l'attivazione delle cosce una verso l'altra. E espirando, portiamo le mani a terra, la mano sinistra resta sotto la spalla, solleviamo il braccio destro verso l'alto per la torsione. Restiamo qua, tenendo il bacino pesante e ruotando il petto verso l'esterno, forse guardiamo su in alto. Riportiamo ora entrambe le mani a terra, puntiamo il piede, solleviamo il ginocchio, inspiro nell'affondo e espiro panca. Inspirando scivoliamo avanti ed espirando tutto di un pezzo scendiamo pazzo a terra. Dorso dei piedi spinge contro il tappetino, inspiro cobra, solleviamo il petto e le spalle, stringiamo i gomiti a noi e poi lentamente riabbassiamo il petto. Attiviamo addominali, teniamo dentro l'ombelico, saliamo prima a tavolino e poi cane a testa in giù. Allunghiamo il peso verso i piedi e poi solleviamo i talloni, srotoliamo la schiena per la panca e poi forse abbassiamo il bacino per il cane a testa in su, sempre piedi puntati e espiriamo cane a testa in giù. Lo faremo un paio di volte, srotoliamo la schiena avanti, cane a testa in su, forti le gambe, non appoggiamo il bacino a terra e espirando veniamo indietro, cane a testa in giù. Un'ultima volta, solleviamo i talloni, scivoliamo avanti, abbassiamo il bacino, apriamo il petto, le spalle sono rilassate, espirando, molto forza nelle addominali, portiamo il bacino indietro. Da qui, dal cane a testa in giù, riportiamo i piedi fra le mani per la pinza, rilassiamo la testa, le braccia verso terra, allunghiamo il coccige e gli ischi verso l'alto. Pieghiamo le ginocchia, espiro montagna, saliamo su, inspiriamo, solleviamo le braccia, apriamo il petto, uniamo le mani sopra la testa ed espirando portiamo i pollici allo sterno. Inspiro, braccia al cielo, espiro, pinza, veniamo avanti, portiamo le mani a terra, avviciniamo il capo alle ginocchia. Inspiro, scimmia, schiena si estende verso avanti, da qui mani a terra, un passo indietro col piede destro per l'affondo. Inspiriamo qua, restiamo, cerchiamo di estendere il più possibile la schiena, tenendo le spalle indietro, lontane dalle orecchie. Manteniamo le gambe forti, mentre cerchiamo di abbassare il bacino, di aprirlo. Prendiamo ancora un inspiro qua ed espirando appoggiamo il ginocchio posteriore, saliamo su in Anjaneyasana, luna crescente. Il piede dietro può essere puntato ed esteso a seconda di cosa vi dà più stabilità. E cerchiamo di sentire le gambe forti, stabili, in modo da poter rilassare le spalle e il petto. Riportiamo le mani a terra, mano destra resta sotto la spalla, braccio sinistro sale verso l'alto per la torsione. Allunghiamo il coccige giù, bacino pesante e apriamo il petto. Inspiriamo, riempiamo la pancia d'aria e espirando tutta l'aria fuori riportiamo le mani a terra, solleviamo il ginocchio, siamo nell'affondo. Espirando passiamo indietro panca, vinyasa, inspiro veniamo avanti, espiro pancia a terra, forse chaturanga se siamo pronti, inspiro un cobra, forse un po' più alto, teniamo i gomiti stretti. Usiamo la forza dei dorsali per sollevarci e poi scendiamo lentamente, saliamo tavolino, puntiamo i piedi, cane a testa in giù, allunghiamo la schiena il più possibile. E respiriamo. Inspirando, solleviamo la gamba destra verso l'altro, cane a tre gambe. Espiro a fondo, portiamo il piede fra le mani. Inspiro nell'affondo, allunghiamo la schiena avanti ed espirando saliamo nell'affondo alto, stringiamo le cosce addominali in dentro. Teniamo le spalle rilassate mentre guardiamo verso avanti.
Da qui ci apriamo nel guerriero 2, appoggiamo il tallone posteriore, stendiamo le braccia, aggiustiamo forse la distanza dei piedi e ci assicuriamo di avere il ginocchio anteriore sopra la caviglia. Guardiamo ora verso il medio avanti e poi inspiriamo, guerriero pacifico, ci allunghiamo indietro, nulla cambia nelle gambe. Espiro, guerriero arcobaleno. A fondo laterale, pieghiamo il ginocchio sinistro, braccia vengono indietro, per come per darci uno slancio, e inspirando andiamo nell'affondo alto. Espiro, sedia, uniamo i piedi in cima al tappetino, ginocchia piegate. Inspiro, staffa, solleviamo la gamba destra, ginocchia avanti a noi. Ed espirando facciamo l'aquila, attorcigliamo la gamba destra intorno alla sinistra e il braccio sinistro sopra quello destro, cercando di unire i palmi delle mani. Cerchiamo di estendere la schiena, troviamo il nostro equilibrio e poi forse andiamo a toccare i gomiti alle ginocchia, chiudendoci in una piccola aquila. Manteniamo la concentrazione, stringiamo tutto verso il centro. Da qui ci solleviamo, ci apriamo nella staffa e poi espiriamo a fondo basso. Allunghiamo il piede dietro di noi, mani a terra, inspiro qui stendendo la schiena ed espirando risaliamo. Siamo nell'affondo alto con il piede sinistro verso avanti. Da qui ci apriamo nel guerriero 2, rifacciamo la stessa sequenza da questo lato, rilassiamo giù le spalle, osserviamo il bacino aprirsi, spingiamo entrambi i piedi a terra distribuendone il peso. Inspiro, guerriero pacifico, ci allunghiamo indietro, forse guardiamo verso l'alto. Espirando, guerriero arcobaleno. Pieghiamo il ginocchio posteriore come in un alto skandasana e poi a fondo alto verso l'inizio del tappetino. Andiamo ora a unire i piedi in cima al tappeto per la sedia. Inspiriamo, pieghiamo le ginocchia, espirando. Inspiriamo nella staffa sollevando il ginocchio sinistro. Braccia restano alte e poi intrecciamo la gamba oltre la destra, preparandoci per l'aquila. Braccio destro si intreccia sopra il sinistro. Cerchiamo di stringere tutto verso il centro, portando i gomiti e le ginocchia in linea uno con l'altro. E poi forse ci chiudiamo in una piccola aquila, portando i gomiti oltre le ginocchia, incurvando la schiena. Restiamo concentrati. E continuiamo a respirare. Inspiriamo, sciogliamo tutto, braccia si alzano, staffa. Espirando, a fondo basso, lungo passo indietro, mani vengono a terra. Espiro, panca, opzionale vinyasa, scendiamo pancia a terra, chaturanga. Inspiro, cobra, kana testa in su, ginocchia sollevate. Espiriamo, kana testa in giù. Allunghiamo i talloni verso terra, prendiamo un respiro profondo. Da qui, inspiro, solleviamo la gamba sinistra, canata a gambe. Espiro, ginocchio al petto, appoggiamo il piede fra le mani, fondo basso. Inspiriamo, guardiamo verso avanti. Espirando, saliamo su, a fondo alto. Allunghiamo le dita verso il cielo. Espiro, guerriero 2, ci apriamo lateralmente. Inspiro, guerriero pacifico. Espiro, angolo laterale esteso. Portiamo il gomito alla coscia oppure la mano all'interno del piede. Manteniamo in entrambi i casi il petto aperto verso l'esterno. Saliamo su triangolo pacifico, ci allunghiamo con entrambe le gambe stese. E poi da qui triangolo normale. Coccige indietro. Estendiamo la schiena, restiamo sopra la gamba, il dorso della mano alla coscia, al polpaccio, alla caviglia. Da qui pieghiamo il ginocchio anteriore, guerriero pacifico, ci allunghiamo indietro, guerriero arcobaleno, pieghiamo il ginocchio anteriore, braccio indietro, inspiro a fondo alto. Passiamo nella staffa, espiro. Inspiriamo qua, espirando andiamo nell'aquila, intrecciamo gamba destra sopra la sinistra, braccio sinistro sopra il braccio destro. Respiriamo. Ci prepariamo ora a venire nella mezzaluna.
Quindi sciogliamo l'intreccio, portiamo la mano sinistra alle dita a terra sotto di noi ed estendiamo gamba indietro e il braccio destro verso l'alto. Apriamo il petto e il bacino verso l'esterno. E poi per uscire dalla posizione lentamente pieghiamo il ginocchio anteriore, appoggiamo il piede destro e ci allunghiamo nel guerriero pacifico. Da qui espirando mulino con le braccia, fondo basso. Inspiriamo qua, espiro un passo indietro, panca. Inspiro, veniamo avanti, espiro, chaturanga. Inspiro, kana, testa in su. Espiro, kana, testa in giù. Siete sempre liberi di saltare vinyasa se non li volete fare. Prendiamo un profondo respiro qua, prima di portarci dall'altro lato. Inspiro, kana, tre gambe, gamba destra sale. Espiro, affondo basso. Inspirando, estendiamo la schiena. Espiro, saliamo su, affondo alto. Inspiriamo, allunghiamo le dita verso l'alto e poi con l'espiro ci apriamo nel guerriero 2. Inspiriamo, nel guerriero pacifico muoviamo solo il busto. Espirando, andiamo nell'angolo laterale esteso. Portiamo il gomito alla coscia oppure la mano all'interno del piede. Allunghiamo il braccio oltre la testa, cercando di aprire, di sollevare il più possibile la spalla sinistra verso l'alto. Gambe forti, saliamo su, triangolo pacifico, estendiamo entrambe le gambe. E da qui triangolo normale, bacino viene indietro, ci allunghiamo sopra la gamba verso avanti, rovesciamo le braccia che diventano perpendicolari a terra. Forse guardiamo su, cerchiamo di vedere il pollice sinistro. Poi da qua pieghiamo il ginocchio, solleviamo le braccia, guerriero pacifico, inspiro. Espiro, guerriero arcobaleno, indietro, inspiro, affondo alto verso l'inizio del tappeto. Possiamo portare le mani al cuore, passiamo nella staffa e poi da qui, aquila. Intrecciamo la gamba sinistra oltre alla destra, braccio destro sopra il sinistro. Estendiamo, forse ci pieghiamo e chiudiamo in avanti. Respiriamo qua. Inspirando ci solleviamo, srotoliamo gambe e braccia, appoggiamo la mano destra a terra, stendiamo braccio sinistro verso l'alto, mezzaluna. Teniamo flesso il piede sinistro, gamba forte, mentre solleviamo il piede. Cerchiamo di sollevarci, di aprirci ed espanderci il più possibile. Forse le dita si sollevano da terra addirittura. Da qui, guerriero pacifico, appoggiamo il piede posteriore, ci allunghiamo indietro. Espiro, mani a terra. Inspiriamo nell'affondo, ci allunghiamo verso avanti. Espiro, un passo indietro per la panca. Opzionale vinyasa, se non andate nel kana, testa in giù. Espiro, chaturanga. Inspiro, kana, testa in su. Ed espiro, kana, testa in giù. Respiriamo profondamente qua. Osserviamo il nostro battito cardiaco e poi da qui separiamo i piedi larghi a distanza di tappetino e portiamo le mani verso i piedi per una pinza un po' più larga. Lasciamo scendere la testa giù, allunghiamo i glutei verso l'alto. E poi inspiro, facciamo una scimmia. Apriamo i piedi verso l'esterno e scendiamo in Malasana, nella ghirlanda. Gomiti restano all'interno delle cosce, le mani al cuore e cerchiamo di estendere il più possibile la schiena. Forse i glutei non riescono a scendere così in basso, non preoccupatevi, li potete tenere più sollevati. E da qua ci porteremo nella posizione del corpo, Bakasana. Se questa posizione non fa parte della vostra pratica, potete saltarla, altrimenti mani avanti a noi, portiamo le ginocchia più vicino possibile alle ascelle, peso viene sulle mani, solleviamo i piedi guardando avanti a noi e respiriamo qua, stringendo tutto verso l'alto. Quando siete soddisfatti ci riportiamo giù in Malasana e poi da qua veniamo a sederci giù a terra, possiamo aiutarci con le mani. Ci sediamo ora sul tappetino con i piedi avanti a noi, portiamo la tibia sinistra a terra col piede vicino al pube, prendiamo
la pianta del piede destro ed estendiamo la gamba avanti a noi. Magari la gamba non si estende completamente, non ha importanza, cerchiamo di tenere invece la schiena dritta, rilassare le spalle e il ginocchio può essere anche molto piegato. Passiamo ora nella torsione, quindi con la mano sinistra prendiamo l'esterno del piede destro e apriamo il braccio destro dietro di noi. Respiriamo qua, rilassiamo le spalle e poi ritorniamo con le mani al piede e lo accompagniamo oltre il ginocchio sinistro che atterra. Pianta del piede destro e giù al tappeto, il ginocchio guarda verso l'alto. Ci trasferiamo nella posizione del Signore dei Pesci. Portiamo il gomito oltre il ginocchio, aprendo le spalle verso l'esterno, mano destra dietro di noi. Cerchiamo di allungare il capo verso l'alto, estendendo la colonna vertebrale e facendo partire la torsione dal centro del busto. Ritorniamo ora con le spalle verso avanti, piedi larghi. Facciamo cadere le ginocchia a destra e a sinistra per il tergicristallo un paio di volte e poi facciamo a cambio. Appoggiamo il ginocchio destro a terra al piede vicino al pube e poi prendiamo il piede sinistro e lo estendiamo verso avanti. Di nuovo ci ricordiamo di estendere la schiena, rilassare le spalle e non ci preoccupiamo eccessivamente della forma che stiamo creando con il corpo. Piuttosto facciamo attenzione alla nostra lombare, alle nostre articolazioni. Con la mano destra prendiamo l'esterno del piede sinistro e apriamo il braccio sinistro indietro per la torsione. Guardiamo dietro di noi, respiriamo qui. Con calma sciogliamo, ci riportiamo verso avanti e accompagniamo il piede sinistro oltre il ginocchio che atterra. In mezzo Signore dei Pesci. Portiamo il braccio o il gomito destro oltre il ginocchio, mano sinistra dietro di noi. Schiena è bella estesa, continuiamo a far salire il capo verso il cielo. Inspirando riempiamo il ventre d'aria ed espirando portiamo l'ombelico verso la colonna vertebrale, svuotandoci, e questo aiuterà la torsione ad approfondirsi leggermente. Di nuovo torniamo con le spalle verso l'inizio del tappetino, tergicristallo, lasciamo cadere le ginocchia solo un paio di volte per sciogliere, poi i bracci vengono verso avanti, srotoliamo giù la schiena e portiamo le ginocchia al petto, le stringiamo a noi, forse dondoliamo delicatamente a destra e a sinistra. Da qui avviciniamo la fronte alle ginocchia, ci chiudiamo in una piccola pallina e ci prepariamo a Shavasana. Estendiamo le gambe, estendiamo le braccia. Ci sistemiamo in modo da poter restare immobili, giusto qualche minuto. Lasciamo che il respiro ritorni naturale lentamente, che il corpo diventi pesante. E potete proprio sentire tutto ciò che tocca a terra sprofondare dentro il tappetino. La mente è vuota. Vi sentite tranquilli e rilassati. Cominciamo ora a risvegliare il corpo, muovendo le mani, i piedi, le estremità. E da qui con calma possiamo rotolare su un fianco in posizione fetale e venire a sederci. Prendiamo un profondo inspiro insieme, sollevando le braccia. Espiriamo mani al cuore. Io vi ringrazio per aver praticato con me. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di lasciarmi un commento se volete farmi sapere cosa ne pensate della lezione. Ciao e namaste.